Ciao a tutti, eccoci qui a Dopo GP per la prima gara della stagione Gran Premio del Qatar, prima stagione 2016 con Giovanni Zamagni. Ciao Giovanni. Buongiorno a tutti, ciao Nico. E il nostro grande Inge. Ciao Giulio. Ciao Nico, ciao Giovanni, ciao a tutti. Allora, una gara che naturalmente ha soddisfatto soprattutto Lorenzo e la Ducati, non ha soddisfatto tanto i tifosi di Valentino e nemmeno Marquez, però alla fine è stata una gara piena di contenuti tecnici e al di là di quello che tutti voi sapete, cioè del risultato, noi è soprattutto della tecnica che vogliamo parlare. E partiamo, ingegnere, dalle gomme. Visto così, uno potrebbe dire generale soddisfazione, perché la distanza totale del Gran Premio, adesso ce la vediamo la grafica, è stata inferiore a quella del 2015, è un numero, magari vale poco, però è un riferimento che conta, 42,35 e 717 il tempo dell'anno scorso totale di Valentino Rossi, 42,28 e 4,52 quello di Lorenzo, e anche il giro veloce, vedete, è stato appannaggio di Lorenzo un anno dopo quello di Valentino. Però ci sono delle considerazioni in più. Sono dei se e dei ma, effettivamente. Ma intanto la gara è stata molto tirata. Lorenzo è stato in testa dal nono giro, mi sembra. Giusto. E quindi ha fatto un po' più la differenza lui. L'anno scorso invece c'è stata più bagarre in testa, quindi probabilmente è dovuto un po' più a questo la riduzione del tempo totale di gara. Per quanto riguarda le gomme, quello che si è visto è che per adesso c'è Lorenzo che le gradisce, probabilmente per quello che si è visto qui in Qatar, ma anche per quello che si erano visto nei test invernali, queste gomme hanno fino ad adesso risolto quello che lui lamentava come problema con le Bridgestone, cioè questo limite nell'edge grip, diciamo, nel punto del grip all'angolo massimo di piega. Le Michelin sembra che siano perfettamente a posto da questo punto di vista qua. Lui riesce a fare queste curve con grande percorrenza, va bene. Chi invece ha bisogno di fare degli ingressi col freno tirato come Marquez e Valentino invece sono un pelino più in crisi, anche se vanno forte anche loro, però si è visto chiaramente in gara che l'aggressività che avevano fino allo scorso anno per fare quegli ingressi che gli permettono di passare l'avversario non si è vista tanto. Marquez ne ha fatto uno, Valentino ci ha provato, non è mai riuscito ad essere incisivo nei sorpassi, non ne ha mai fatti, e dall'altra parte non sono riusciti ad applicare quella tecnica di guida che gli ha permesso negli anni passati di essere vincenti. Quindi bisognerà capire se Michelin riesce a fare ancora uno step con la gomma davanti per dare più sostegno a loro, e se loro riescono a trovare un adattamento definitivo del loro stile di guida per essere incisivi anche con questo anteriore qui. Anche i lettori si sono accorti naturalmente che le gomme erano al centro. Adesso sentiamo Giovanni per il clima che c'era nei box. Freeride per esempio dice: un po' tutti sulle uova, in staccata, neanche un sorpasso nella fase di impostazione di gara. Rossi più di tutti, o sbaglio? Sembrava che fosse il suo punto forte la staccata, adesso non lo è, poi vediamo. C'è un tecnico Michelin, chiede Henry, per ogni box o uno per ogni pilota? È possibile che Lorenzo abbia avuto consigli diversi da quelli dati a Rossi? C'è stata questa diversa scelta tra la mescola dura e quella morbida, per definirla così. Ecco, intanto Giovanni, che clima c'è? Tu avevi seguito tutti i test, c'erano state molte preoccupazioni, adesso non c'è preoccupazione, però non tutti sono soddisfatti uguali. No, allora, rispondendo un attimo al lettore, vabbè, è come l'anno scorso, c'è un tecnico per ogni box, e quindi insomma da quel punto di vista lì è come l'anno scorso. E se ci pensiamo un attimo al Gran Premio dell'Argentina dell'anno scorso. Rossi e Lorenzo avevano fatto una scelta di gomme differenti, no? Ti ricordi? E avevamo detto tutti: Lorenzo ha fatto la scelta sbagliata, perché così era stato. E vuol dire, succede, quest'anno è stato l'inverso, insomma, quindi i tecnici danno le loro valutazioni, poi il pilota assieme al capo tecnico fa le sue valutazioni. Questo per rispondere al lettore. Però appunto sulla scelta non c'è scelta sbagliata o giusta, perché tra la morbida e la dura quello che cambiava era soltanto il feeling. Michelin non aveva dato differenza sulla durata della gomma. Allora, hanno spiegato i tecnici della Michelin che secondo loro tra morbida, chiamiamola morbida, e dura posteriore, la differenza era soprattutto nella stabilità della moto. Cioè la morbida naturalmente si scaldava un pochino meno, un pochino prima, ma
rendeva la moto un po' più instabile, ma nella valutazione generale, secondo i tecnici della Michelin, non c'era tanta differenza, e in effetti così è stato. Voglio dire, nei primi quattro ci sono due morbide e due dure posteriore e sono arrivati in 2 secondi e 3. Quindi, e Lorenzo ha stabilito il giro veloce al 20° giro, a significare che la morbida ha avuto una durata perfetta. Sì, infatti, quindi io direi che sono state rispettate quelle che erano le previsioni della Michelin. Sì, tra l'altro non abbiamo ancora, diciamo, sufficienti informazioni per conoscere queste gomme qui della Michelin come conoscevamo le Bridgestone. Le Bridgestone sapevamo che più o meno loro si erano stabilizzati su una carcassa davanti e una carcassa dietro, e poi facevano delle variazioni di mescola. Con Michelin, sentendo un po' i commenti dei piloti, ma anche i loro commenti, dei tecnici Michelin, sembra che la variazione fosse più di carcassa che di mescola. Ecco, quindi obiettivamente anche Lorenzo aveva provato la scelta più dura, però non si trovava bene come feeling più che come prestazione, ed effettivamente poi in gara si è visto che la prestazione, cioè probabilmente Lorenzo il tempo sul giro l'avrebbe fatto anche con l'altra gomma come capacità di prestazione, è solo una questione di feeling, e bisognerà vedere appunto nelle prossime gare, soprattutto le gare europee, perché ricordiamoci che adesso per la trasferta americana sostanzialmente le gomme sono già decise, e quindi perché la Michelin deve produrre un quantitativo molto grande di pneumatici, quindi deve agire d'anticipo, però a partire da Jerez probabilmente si vedrà un ulteriore step, e quindi lì magari avremo delle gomme ancora più performanti, e probabilmente tra le due scelte disponibili si vedrà un po' più differenza. C'è stato un gran lavoro di Michelin, questo è chiaro, in 3-4 mesi hanno fatto dei progressi enormi, sì. E c'è stata un'evoluzione importante anche sui profili. Cosa hai scoperto, Giovanni? Sì, in una conferenza stampa i tecnici della Michelin hanno spiegato che loro erano partiti con un certo tipo di anteriore basato sull'esperienza passata, ma dopo i primi test hanno capito immediatamente che avrebbero dovuto modificare l'anteriore perché le moto erano cambiate tanto in quell'aspetto lì. Vuol dire, più cariche davanti? Sì, perché con tutta l'evoluzione che ha portato gli anni della Bridgestone, quindi dal 2003 in poi, è stata sostanzialmente la solidità dell'avantre. Esatto, che ha permesso poi di fare questi ingressi in curva esagerati. Ricordiamoci che dall'anno scorso, anche l'anno prima, abbiamo parlato tante volte anche del freno davanti che è diventato a 3,40, quindi grandi, certo, frenate, grandi capacità di entrare veloce in curva. Ci si affidava molto di più sull'avantreno, le moto erano progettate anche per quello. Esatto, e quindi loro sono intervenuti, e poi Colin Edwards, che è stato collaudatore della Michelin fino alla fine dell'anno scorso, mi ha spiegato che la svolta secondo lui è stata quando hanno allargato il cerchio anteriore e ristretto il cerchio posteriore, e hanno trovato un equilibrio maggiore per l'impronta a terra. Quindi hanno sposato meglio i profili. Sì, questa è una cosa che non si vedeva da una quindicina d'anni, nel senso che con le vecchie 500 si facevano queste piccole variazioni di larghezza del canale, però certo, poi negli anni della MotoGP si era rimasti stabili sul 3,75 davanti e 6,25 dietro. Ecco, adesso davanti addirittura sembra che loro siano arrivati a 4 pollici, che è il massimo consentito dal regolamento, tra l'altro. E quindi vuol dire che loro stanno lavorando veramente tanto, perché cambiare di un quarto di pollice la larghezza del canale vuol dire sconvolgere la forma del profilo, e quindi fare dei cambiamenti che sono decisamente radicali. Per il momento le gomme sembrano prestarsi di più a certi piloti, meno ad altri. L'evoluzione però potrebbe ancora ribaltare la questione. Tu, Giovanni, sul posto, quali piloti hai visto più soddisfatti e quali più preoccupati riguardo alle gomme? Ma io ti dico la verità, ho visti quasi tutti soddisfatti, perlomeno a parole. Allora, c'è una frase di Iannone che secondo me è abbastanza sintomatica. Lui ha detto: con il pacchetto che abbiamo adesso, gomme ed elettronica, è tutto più umano, ha detto lui. E quindi più piloti riescono ad arrivare ad un certo livello, perlomeno in prova. E secondo me forse è un po' così. Valentino ha detto un'altra frase sempre durante le prove: con queste gomme puoi fare linee differenti, non c'è una linea sola. Quindi anche questo è un altro aspetto da valutare. Sicuramente tra i vantaggiati, ad esempio, c'è Suzuki o Vinales, che lui forse aveva pochissima esperienza con le Bridgestone, con le Michelin si è subito trovato perfettamente. Però io non ho sentito grandi critiche nei confronti delle gomme, quindi da questo punto di vista la situazione è certamente positiva. Probabilmente però Valentino e Marquez, come dicevi tu, che si staccano molto più sotto, sono abituati ad entrate veramente
potenti, qui sono più sulle uova, molti sì, lettori se ne sono si è visto anche, soprattutto Marquez lo si è visto fare parecchi errori, ecco, sia durante il sabato in prova che durante la gara ne ha fatti 2-3, perso la linea 2-3 volte. Li faceva con le Bridgestone, ma erano errori diciamo più di eccesso di foga. Questi qui sono sembrati più errori di incapacità di capire quello che è il limite della gomma, obiettivamente, quindi non se li aspettava, ecco, mentre magari con le Bridgestone ci provava e poi gli capitava di andare largo, ecco. E quindi bisognerà capire se loro riescono ad adattarsi, questo potrà portare poi anche ad avere delle gare probabilmente più spettacolari, perché quello che è mancato è un po'. Infatti, molti come Abuetto e Valentino Masini dicono che i primi quattro sono stati molto vicini tutta la corsa, ma pochi tentativi di sorpasso. Credo che un po' tutti non si sentano ancora sicuri con queste gomme. Ed è la fotografia della situazione. Esatto. Chiudiamo per il momento con le gomme e parliamo anche un momentino del software unificato, perché c'era qui molta incertezza riguardo a come la non autoadattività del sistema, no? Che si autoadattava, quello precedente, qui non c'è più e quindi poteva creare dei problemi, non c'è stato questo problema. Sì, allora i software degli ufficiali fino all'anno scorso avevano più o meno tutti sviluppato questa capacità, che è un po', diciamo, per spiegarla con parole facili, è un po' quello che è un po' la logica che veniva utilizzata per il controllo del consumo, cioè la centralina era in grado di capire quello che era il consumo per giro del pilota e quindi poi era in grado di decidere di smagrire la carburazione per permettere di chiudere la gara con i 20 litri certo. Che c'era fino allo scorso anno. Ecco, questo è un po' il senso della cosa. Adesso questa cosa qua non c'è più, quindi la mappatura è unica, ci sono meno scelte possibili anche per il pilota, sia con le mappe per il controllo di trazione con le mappe del controllo del freno motore in ingresso di curva, e quindi teoricamente c'è più, diciamo, è più il pilota che deve adeguarsi, quindi deve controllare lui quello che fa la moto, ecco. Ma lo controlla in parte col gas e in parte cambiando le mappature, esatto, perché sanno tutti quei pulsanti. La logica, è sempre la stessa. L'anno scorso c'era opzioni libere, quindi un pilota poteva avere n possibilità teoricamente di modificare la mappatura in gara, ecco. E anche le strategie che potevano essere caricate, perché poi queste possibilità vengono caricate dalla centralina prima di partire per la gara, le strategie potevano essere di volta in volta diverse e stabilite appunto sulla base dell'esito delle prove. Questo invece adesso è molto inferiore come livello di possibilità, però sostanzialmente l'elettronica fa sempre la stessa cosa, ecco, non si è visto neanche lì così tanti errori oppure le moto incontrollabili come magari si poteva aspettare prima. È logico che Magneti Marelli, che poi è il fornitore sia dell'hardware che del software, esperienza ne ha, quindi insomma non è che la centralina sia rudimentale, ecco. Comunque, insomma, la centralina assolutamente evoluta, il lavoro è stato ottimo, esatto, bisogna dirlo, perché insomma per quanto mi riguarda superiore alle aspettative, assolutamente, perché io mi aspettavo più problemi a fine gara, invece non ci sono stati. Diciamo che quello che ha fatto emergere questa prima gara è che la casa, l'azienda che è messa meglio è sicuramente Ducati, anche da questo punto di vista qua, per quanto riguarda l'utilizzo del software unico. Quella che è messa peggio invece è ancora la Honda, perché obiettivamente, almeno dal punto di vista della prestazione massima, e dopo vediamo. Partiamo da Lorenzo, che ha vinto una gara e qui è cambiato tutto, ha cambiato le gomme, ha cambiato il software, ma alla fine non è cambiato il fatto che lui ha chiuso da dominatore la stagione 2015 e l'ha riaperta nello stesso modo. Sì, tra l'altro non accadeva dal 2009 che il pilota che aveva vinto l'ultima gara vincesse anche la prima. Un dato statistico che però conferma il valore di Lorenzo. Che, dico, il suo primato non è mai stato messo in discussione, fin dal venerdì. Secondo me mai. Ma allora, io dopo le FP4, nel FP4 Marquez faceva paura. Sì, sì. Aveva avuto un passo che era stato impressionante. Qualche dubbio ce l'avevo avuto, per il resto lui ha sempre dominato e anche in gara obiettivamente non ha fatto la sua solita gara in testa dal primo giro, ma mi è sembrato che lui abbia controllato veramente la situazione poi dal nono giro in testa e da lì in poi, anche se il distacco era comunque di qualche decimo molto ridotto, secondo me non c'è mai stato il dubbio che lui potesse non vincere la gara. Ci vediamo la classifica intanto, così ragioniamo sui numeri. Lorenzo stacca di 2 secondi e poco più Andrea Dovizioso, Marc Marquez è di vicino,
e Valentino Rossi pure in quarta posizione, quindi Yamaha, Ducati, Honda e Yamaha. Pedrosa invece è staccato, si è beccato 14 secondi dal vincitore. Vignales è partito male, poi ne parleremo, ed è rimasto dietro purtroppo, perché aveva ben altre ambizioni. Pol Espargaró porta la prima delle Monster Yamaha Tech Trois e Bradley Smith subito dietro. Le altre due Ducati, no, sono tre, Barbera, Redding, Laverty in ultima posizione. Mancava Petrucci, che purtroppo è dovuto tornare a casa quando invece, insomma, poteva dire la sua. È già stato pelato e sicuramente salterà anche Argentina e Austin, direi. Purtroppo invece, sì. Per quanto riguarda Smith, ricordiamo che ha firmato già un contratto di 2 anni per la KTM per il 2017 e per il 2018. Allora, Lorenzo, intanto dal punto di vista dell'Inge, che cosa hai già fatto le tue considerazioni su come Lorenzo si adatti a queste gomme, che sull'angolo di piega massimo, sull'appoggio, l'angolo. Ma diciamo che allora, si trova bene. Sì, durante l'inverno, a fine dello scorso anno e durante l'inverno, avevamo detto più volte che probabilmente il pilota che doveva adattarsi meglio alla Michelin era Pedrosa. Yeah. Invece non potevamo diciamo sapere quella che sarebbe stata l'evoluzione della Michelin. Ecco, il primo risultato chiaro che ha portato Michelin è un livello di edge grip superiore, e questo obiettivamente favorisce tutti quei piloti che amano scorrere molto in curva, perché l'anteriore non dà ancora questo sostegno incredibile come era quello della Bridgestone, quindi non si può ancora arrivare a fare la grossa staccata, entrare con il freno tirato e quindi forzare appunto l'ingresso curva e quindi essere incisivi in fase di sorpasso, mentre i piloti che gradiscono scorrere molto come Lorenzo si trova probabilmente addirittura meglio che con la Bridgestone già adesso, perché appunto questo livello di edge grip è superiore, quindi questo è premiante per Lorenzo e probabilmente lui è molto contento di questa cosa qua. Era contento, no? Lorenzo sì, era molto contento anche se poi, e anche polemico, contento e polemico. Devo dire che da questo punto di vista non sono mancate le polemiche fin da giovedì, però insomma quel gesto che lui ha fatto, no, di cucirsi la bocca, chissà chi era rivolto. Valentino, così a occhio. Sì, probabilmente Valentino, probabilmente la Yamaha, probabilmente anche quegli imbecilli che purtroppo anche in Qatar lo hanno un po' fischiato, lo ha accolto con bu sullo schieramento di partenza, quindi insomma ne aveva un po' per tutti, però chi vince ha sempre ragione. A questo proposito, tensioni, Crovo 46, domanda per Zam, dice: è evidente che la gente non dimentica, e anche qui i fischi sul podio 93-99 ne sono stati la prova. Lui li ha sentiti, dice che è stato tirato giù l'audio su Sky. La tensione sembra aumentata, si sente nel paddock? Ma allora, si è avvertita in maniera clamorosa, direi, durante la conferenza stampa del mercoledì. Il gelo tra Rossi e Marquez era evidentissimo e si avvertiva. Invece sembrava fosse più tranquilla la situazione tra Valentino e Jorge. Dopo, tra la vicenda del contratto e qualche dichiarazione, l'episodio che si sono trovati in pista nelle prove libere, Lorenzo davanti, insomma, si sono malati a quel paese, evidentemente c'è tensione, anche dentro al box Yamaha, e quindi sì, si avverte un po'. Adesso però il fatto che il pubblico non dimentica, bisogna vedere poi che tifosi c'erano lì, insomma, se la maggior parte erano italiani è più facile. Che vengano fischiati Lorenzo e Marquez, insomma. Intanto purtroppo. Però Lorenzo alla Ducati, no? La voce che è circolata, Donato Grosso di Sky l'ha tirata fuori fin dal venerdì, credo. Sì, sì. Cosa c'è di possibile secondo te? Allora, c'è di possibile, la possibilità c'è, voglio dire, il fatto che comunque Lorenzo abbia ricevuto un contratto da Yamaha che a detta di Lorenzo è il miglior contratto possibile che mi potessero dare. L'ha detto lui stesso, quindi l'ha detto Jarvis, l'ha detto lui, quindi vuol dire che ha una proposta concreta e positiva da Yamaha. Il fatto che lui non l'abbia ancora firmata vuol dire che ha un'alternativa valida, giusto? E l'alternativa valida è chiaro che è la Ducati. Insomma, la speranza mia è che lui ci vada in Ducati, perché sarebbe la svolta la carriera, ci deve provare. Vuol dire, Valentino è diventato grandissimo quando è passato dalla
Honda alla Yamaha. Ah, non alla Ducati, perché lì purtroppo... No, alla Yamaha. Però fino alla Honda si diceva Honda, vince solo certo, per la morte, eccetera. È andato in Yamaha, è diventato grandissimo. E lui sarebbe bello facesse la stessa cosa per me. Quindi quello che posso dire io è solo una speranza. Però è chiaro che c'è un qualcosa di concreto, che sennò lui avrebbe già firmato per Yamaha. Strano che, strano che la Yamaha scopra le carte così in anticipo, ecco, a inizio stagione. È una cosa che se io a memoria non me la ricordo, ecco, io ricordo sempre i contratti firmati da Bernon in poi, quindi da fine agosto ad inizio autunno sostanzialmente, o addirittura già in inverno, ecco. Per cui effettivamente è stata una mossa politica, probabilmente spinta un po' da Valentino Rossi e da... E da Jorge, perché anche Jorge voleva firmare con la Rosso, nel senso che la richiesta di, cioè, è un po' mettere pressione su Lorenzo, ecco, probabilmente. Però è stato Lorenzo che voleva firmare l'accordo prima del Qatar. E lui ha chiesto che la Yamaha di avere il contratto prima del Gran Premio del Qatar. Sì. Loro l'hanno accontentato e Lin Jarvis ha spiegato: siccome noi trattiamo i piloti la stessa maniera, allora abbiamo deciso di dare simultaneamente il contratto anche a Valentino Rossi. Uno l'ha firmato e l'altro no. Quello che voglio dire io è che c'è probabilmente molta correttezza da parte della Yamaha e poco timore di perderlo Lorenzo, probabilmente questo posso leggere, ecco, nel senso che se avessero timore di perderlo avrebbero aspettato di capire quelle che erano le offerte sul tavolo degli altri per magari rilanciare, ecco, hanno fatto un po' il contrario, capito? Quindi sì, in un certo senso vuol dire è così, se ti va bene, se no fai le tue scelte. Tra l'altro, siccome tutti hanno visto praticamente Maverick Viñales uscire dallo sgabuzzino Yamaha, sgabuzzino perché lì insomma sono gli uffici sono un po' quello che sono, e insomma domenica, non so, mi ricordo se è sabato o domenica, l'hanno visto tutti, sì, molto plateale, quindi l'alternativa è chiaro che la Yamaha pensa lui come alternativa. Andiamo su Ducati, perché Ducati è stata grande protagonista, non delle prove, dove purtroppo la prima fila è stata mancata, ma in gara con il Dovi secondo, e Iannone è purtroppo caduto quando nelle prime battute se la giocava. Intanto dacci un po' il senso del clima. Beh, intanto c'era entusiasmo perché ogni turno di prova, alla fine del turno di prova, la classifica della velocità massima, ai primi 7 posti c'erano 7 Ducati. Quindi tutte le Ducati, GP15, GP16, GP14.2, tutte andavano fortissimo. E dopo quindi, vedremo la graduatoria delle velocità. Quindi questo è un dato che sicuramente è gratificante per l'ingegnere Daligna e per tutta la Ducati. E a me hanno colpito due aspetti della vigilia del Gran Premio. Uno, la determinazione di Iannone, che poi purtroppo forse è stata anche troppo elevata visto il risultato della gara. Comunque Iannone è un Iannone che non ha paura di mettersi pressione, dice non ci sono scuse, dobbiamo vincere. E quindi questo mi sembra un aspetto importante da sottolineare. L'altro, comunque, la calma generale all'interno del box. Anche le qualifiche, anche le prove non erano iniziate nel miglior modo. Cioè ci si aspettava di vedere le Ducati sempre prima, eccetera, invece un problemino qua, un problemino là, una prova di qui, un'altra gomma, insomma sempre calma e tranquillità. E anche dopo le qualifiche, che tutti si aspettavano la pole e Iannone l'avrebbe conquistata se non fosse stato rallentato da Redding, comunque con Iannone quarto e Dovizioso sesto, andai a parlare tranquilli, vado a letto sereno, diceva l'ingegnere Daligna. Quindi hanno il controllo della situazione, mi sembra che rispetto all'anno scorso ci sia una base più solida. Intanto noi abbiamo chiesto a voi lettori attraverso il sondaggio chi vincerà in Qatar. Lo tiro fuori adesso perché sì, Rossi aveva fatto la parte del leone con 35-13, ma Iannone era molto accreditato al punto da raccogliere un 33,45%. Lorenzo era soltanto 19,97, Marquez addirittura a 4,55 e il Dovi, che pure è stato più concreto, a 2,95. Fatto oggi, certo, avrebbe un altro significato. Però diciamo una cosa intanto, l'errore di Iannone è stato clamoroso. Diciamo che
lui probabilmente si è agitato quando ha visto che il Dovi, che pareva avere un passo superiore in quel momento lì, lo ha passato deciso, e lì si è un po' innervosito. Sì, dal sesto giro mi sembra che i due si sono superati cinque volte se non mi sbaglio, e sì, lui si è innervosito sicuramente. Lui non si aspettava un attacco da Dovizioso, secondo me, e secondo me lui riteneva che Dovizioso non l'avrebbe mai attaccato all'inizio della gara, come invece ha fatto, si è innervosito e poi ha sbagliato purtroppo. Peccato, perché aveva velocità, Iannone, aveva consistenza, il podio era sicuramente alla sua portata, forse anche la vittoria. Intanto noi ci ascoltiamo un po' l'audio del Dovi, perché tu hai chiesto a Dovi cosa ha cambiato sulla moto e lui un po' ti ha risposto, un po' no. Sentiamolo. Molto contento del lavoro della Ducati, perché la moto che abbiamo fatto quest'anno non abbiamo cambiato tante cose, ma poche giuste. Nonostante il cambiamento di regolamento è stato grosso, siamo riusciti a interpretarlo bene e hanno lavorato davvero bene. Abbiamo confermato quanto bravi sono gli ingegneri Ducati a fare un motore potente, perché come al solito le persone da fuori commentano e pensano di sapere come gli altri mondi, e allora in questi anni, con il regolamento diverso che avevamo, con le agevolazioni, credevano che andavamo più forte per gli aiuti di regolamento. Invece adesso che abbiamo lo stesso regolamento andiamo ancora più forti. Questa è la bravura della Ducati, sono molto molto bravi su questi aspetti e oggi l'abbiamo confermato, ed era una goduria fare il rettilineo. Ingegnere, dunque, certo, questa affermazione è importante, parità di condizione, non c'è più, se ne è parlato tanto dei vantaggi regolamentari, però motore Ducati sì. È una bomba. Ah, sì, infatti è quello che, non è solo il motore tra l'altro, perché il motore si è visto chiaramente con le accelerazioni, con la velocità su questa pista, però la moto ha dimostrato di essere competitiva più o meno da tutte le parti della pista, ecco, quindi un plauso alla Ducati, che obiettivamente è riuscita a fare quello che poi nella seconda parte di stagione dello scorso anno non era riuscito, cioè non avevano più avuto la capacità di trovare una base di settaggio che fosse in grado di essere competitiva più o meno su tutti i circuiti. Adesso sembra che questa condizione sia così, che sia stata fatta questa messa a punto ottimale, diciamo, di base. Però la domanda, scusa, è: il Qatar era andata forte anche l'anno scorso Ducati, secondo te? Esatto, e quindi la verifica va fatta sulle piste dove lo scorso anno la moto invece ha dimostrato di non avere questa messa a punto di base, quindi bisogna aspettare di arrivare a RS e da lì in poi si vedrà se la moto è definitivamente a posto. Se va così rischia di essere la migliore moto del lotto, perché obiettivamente ha una grandissima prestazione in accelerazione e in velocità di punta, però ha anche una ciclistica che consente ai due piloti di guidare veramente bene. Però secondo me dalla metà gara in poi il Dovi faceva molta fatica a frenare la moto e anche in percorrenza. Ma beh, no? da quello che si è visto, tutti e tre quelli dietro Lorenzo, tutti forse era solo Lorenzo quello che andava via sparato. E questo secondo me è più che altro dovuto a quello che abbiamo detto all'inizio, cioè Lorenzo comunque è quello che si è adatta meglio a queste gomme qui per adesso. E quindi quando tentano di forzare, gli altri sono tutti molto molto al limite, soprattutto in ingresso di curva. Ecco. Il Dovi in palla. Dovi molto sereno, colpisce questa cosa, serenità. Sì, io personalmente sono contento, perché comunque sono affezionato al Dovi, mi sembra un pilota spesso sottovalutato. Dopo lui ha dei limiti anche caratteriali che ci sono, però secondo me dovrebbe essere considerato di più, quindi sono contento di questo secondo posto. Adesso la speranza appunto che sia competitiva sempre sta Ducati. Invece, passando a Honda, partiamo subito, chiedo alla regia di farci vedere il grafico delle velocità massime, il confronto tra il 2015 e il 2016. Dunque vedete a sinistra la colonna 2015 con le due Honda che erano davanti a 348,7 di media Marquez, 347 di media Pedrosa, i valori massimi sono quelli del top, nella colonna top. E di là vediamo non solo che sono le Ducati adesso là davanti a tutti, ma che le Honda sono precipitate.
Sì, ne ho parlato con Nakamoto e Nakamoto faceva, evidenziava questi dati proprio il sabato, ne abbiamo parlato, e diceva: non me ne faccio una ragione come la Ducati abbia addirittura aumentato la velocità nonostante il nuovo software eccetera, e invece noi che abbiamo più benzina dell'anno scorso l'abbiamo addirittura diminuita. Poi abbiamo parlato del famoso motore con l'albero motore che gira al contrario, confermato da tutti ormai, anche da Marquez in un'intervista, e lui ha spiegato che l'hanno fatto, sono consci che il motore così ha meno, dovrebbe avere meno velocità massima, cioè ha meno velocità massima, però non si aspettavano meno differenza. Lui dice che l'hanno fatto perché quel motore l'anno scorso era troppo ingestibile in accelerazione e in uscita di curva. Erano sicuri che con il nuovo software avrebbero perso dei vantaggi, quindi hanno deciso di introdurre questa novità tecnica. E qui, se guardiamo la gara di Pedrosa, c'è da dire il quadro Honda è disastroso. Se guardiamo la gara di Marquez, un po' meno, ma certamente Honda è in difficoltà. Sì, allora ricordiamoci che questa pista qui del Qatar ha un rettilineo molto lungo, che però per questo tipo di moto qui è tutto un rettilineo che ci fa in accelerazione, quindi non è la prestazione di velocità di punta massima teorica a cui potrebbero arrivare le MotoGP attuali, perché si esce dall'ultima curva abbastanza lenti e quindi le moto continuano ad accelerare fino al punto di staccata, non esprimono la velocità di punta. E si è visto tra l'altro che è cresciuta anche Yamaha rispetto allo scorso anno, anche se con una differenza probabilmente dovuta al fatto che Lorenzo è quasi sempre stato in testa, e poi lui aveva queste ali che Valentino non aveva, e le ali obiettivamente qualcosa tolgono, diciamo, di prestazione e di velocità di punta, ecco. Però è cresciuta anche lei, cioè i 3-4 km teoricamente sono uno sviluppo logico, corrispondono ai 5-6-7 cavalli che sono lo sviluppo logico che c'è tra un anno all'altro a livello di sviluppo motore, per cui potrebbe essere una cosa logica. Honda obiettivamente è calata, è vero che l'albero controrotante obbliga a mettere un ingranaggio in più sostanzialmente nella catena di distribuzione dall'albero motore all'uscita del cambio, però è anche vero che, diciamo, quello lì è una perdita abbastanza modesta, quindi sembra che la Honda sia soprattutto in crisi nel settare l'elettronica, cioè i piloti già lo scorso anno si lamentavano di questo motore che aveva un'erogazione molto impiccata, l'anno scorso probabilmente con l'elettronica più sofisticata riuscivano a gestirlo, dopo quest'anno, metà stagione sono esatto, quest'anno invece hanno deciso di puntare più all'erogazione che non alla prestazione di punta. Ci arriveranno però come l'anno scorso? Sì, speriamo di sì per loro, nel senso che comunque ricordiamoci che ci sono 7 motori, probabilmente qui hanno corso con una specifica, gli ufficiali hanno 3 specifiche disponibili, quindi probabilmente questa qui non è la specifica di maggior prestazione di punta, diciamo, e comunque loro faranno una grossa evoluzione a livello di elettronica sicuramente. Giovanni, ci racconti di Marquez e di Pedrosa come hanno vissuto il weekend, soprattutto dopo la gara, come erano? Ma allora, perché Marquez sembrava contento. Sì, aveva iniziato malissimo perché giovedì erano in grande difficoltà e lui era preoccupato da questa cosa. Aveva detto: abbiamo fatto un piccolissimo intervento sull'elettronica e ha dato dei risultati grandissimi che non ci aspettavamo. Poi da venerdì in realtà si sono messi a posto e da venerdì lui è stato competitivo. Il anche suo sul molo, passo. Sì, anche sul passo, è andato in crescendo, lui era sempre, cioè giovedì ha detto così non lottiamo per il podio, venerdì lottiamo per il podio, sabato lottiamo per la vittoria, quindi è stato in crescendo, e anche domenica sera comunque lui era molto soddisfatto, anche che lui dice questa è una pista per noi ostica, quindi questo è un buonissimo risultato. Pedrosa più difficile da decifrare, va detto che Pedrosa lì non è mai andato forte, mai, nemmeno quando la Honda volava, quando aveva vantaggi eccetera, non è mai andato forte, quindi aspettiamo un attimo a giudicare Pedrosa. Certo, 14 secondi sono tanti, sono un bel malloppo, e 12 dal compagno di squadra. Rossi, parliamo di Rossi, anche per Rossi si può in fondo parlare di delusione, lui era contento perché comunque arrivare quarto a 2 secondi e rotti è meglio che arrivare terzo a 10, dice lui, sì. Però di fatto non è mai stato in grado, sì, di infatti combattere. Allora, il riscontro cronometrico secondo me è positivo al di là del quarto posto, perché appunto lui è arrivato a un decimo dal terzo posto, sì, e a
due o tre decimi dal secondo, quindi insomma il riscontro... anche sul giro veloce, lui è il terzo giro veloce della gara, esatto, e poi comunque è arrivato a 2 secondi e 3 da Lorenzo, che abbiamo detto tutti ha fatto una gara strepitosa, quindi il riscontro cronometrico è positivo. Quello che è mancato è, come ha detto lui, è il guizzo, cioè Valentino non ha mai fatto un sorpasso, come diceva prima l'ingegnere, non è mai stato in grado, anche l'ultimo giro che pure erano tutti in scia, non si è mai avuto la sensazione che lui potesse andare sul podio, e ha fatto anche un errore all'ultima curva che è andato anche un po' largo eccetera, quindi era sempre un po' lì attaccato ai due davanti, ma mai protagonista, ed è strano perché sì, Valentino una volta almeno ci prova. E più strano ancora è che sì, è mancato il guizzo, ma è mancata soprattutto la costanza, cioè lui faceva dei giri sì, veloci, ma poi 5 decimi o 6 decimi più lento. La costanza è mancata perché? Anche a Marquez, e obiettivamente dipende dal fatto che appena con queste gomme qui, appena si forza un po' in ingresso di curva, si rischia di andare lunghi, e l'hanno fatto vedere più volte entrambi. La cosa positiva è che secondo me lui ha fatto vedere che ogni volta che sale in moto, cioè giorno dopo giorno, migliora la prestazione massima, quindi vuol dire che nonostante sia il pilota in assoluto più esperto, sta imparando e probabilmente non finirà mai, fino a che smette di correre, questa fase di training per Valentino, cioè lui continua ad imparare. Obiettivamente tutti penso si aspettano, ed è anche logico pensare, che ben presto lui sarà in grado di sfruttare il potenziale di queste gomme qua, adattando per l'ennesima volta il suo stile di guida e trovando quella messa a punto che poi lo metterà in grado di essere incisivo nella fase di ingresso curva, e quindi di fare i suoi sorpassi famosissimi. Ecco, speriamo che non sia come la stagione di 2 anni fa, quando 2013. Per tutta la stagione si è visto che lui non era incisivo in staccata, perché non avevano trovato questa possibilità di mettere a punto la moto bene per quel frangente lì. Ecco, speriamo che in questo senso impieghino molto più e siano meno molto più rapidi, ecco, quest'anno. E c'era anche Cadalora ancora, sì. Sì, sì, ormai Cadalora è ufficializzato. E devo dire che se lo si è visto molto poco dentro al box rispetto ai test, e molto di più in pista, quindi fa ormai quel lavoro lì, va in pista, è l'occhio di Valentino Rossi in pista. Quindi i tifosi di Valentino possono stare abbastanza tranquilli, secondo voi? Cioè, questa gara dice che Rossi è vicino, ma c'è tutto lo spazio per arrivare davanti. Sì, la sensazione è che Lorenzo sia obiettivamente già al top e che quindi la prestazione sia quella lì. Il distacco non è grandissimo e quindi è nelle corde di Valentino, ma anche di Marquez, quello di riuscire a ricucire questo distacco qui come tempo sul giro. E noi siamo contenti, anche perché lo spettacolo ne guadagnerebbe sì, tanto. Sì, 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 se ci fosse ogni gara 6 piloti che lottano, perché i due Ducati... E c'è anche Vinales. E Vinales. Potrebbe essere il settimo, perché di Vinales volevamo parlare, siamo vicini alla chiusura, ma in prova è stato forte, come aveva già dimostrato nei test, prima fila, caspita, il suo compagno di squadra annichilito, perché questa è la verità. Sì, il confronto con il compagno di squadra è terribile, imbarazzante. Cioè. E purtroppo brutta partenza. Ma brutta partenza sì, però io mi aspettavo qualcosa di meglio al di là della partenza, insomma non tanto in termini numerici, anche qui il sesto posto se consideriamo chi gli è arrivato davanti, vuol dire non è male, però 15 Così. Secondi sono troppi, e anche lui non è mai stato in grado nemmeno di provare a passare Pedrosa. Vinales è uno che ci prova sempre, però è sempre stato lì alle spalle di Pedrosa, un Pedrosa in difficoltà, quindi ecco, secondo me la cosa che è stata poco sottolineata è che comunque rispetto alle prove loro non hanno utilizzato il seamless, full seamless, anche in scalata. Beh, lui non l'ha utilizzato nemmeno sì, in qualifica, però questo nel momento in cui vai a fare la gara, quindi sei in bagara, obiettivamente la differenza la fa. Ecco, quanto sia la differenza poi non è che sia possibile esprimerlo con un numero in termini, sì, sì, però la differenza la fa, ecco, quindi penso che rispetto a delle moto che hanno quel dispositivo lì, obiettivamente entrare veloci ed essere competitivi sia un pelino più difficile, ecco, quindi è una cosa che probabilmente anche lì certo, Suzuki potrà migliorare velocissimamente. Un accenno alla meravigliosa gara di Antonelli in Moto3, dove gli italiani sono stati protagonisti, purtroppo però sul podio soltanto in due, no? Antonelli primo, Bagnaia terzo. Sì, io sottolineo, vabbè, Antonelli strepitoso, perché poi
i suoi punti forti di questo Gran Premio erano i suoi punti deboli dell'anno passato, cioè la tattica, la lucidità di gara nelle ultime fasi. Invece stavolta è stato perfetto, quindi bravo Nicolò, che tra l'altro aveva iniziato con 3 cadute, aveva la febbre, gli antibiotici, cioè sembrava un weekend disastroso. E poi sottolineo Bagnaia, perché la seconda Marin dal traguardo è arrivata 23esima, quindi secondo me questo dato da solo dice che Bagnaia è stato grandissimo. Effettivamente la Mahindra ha fatto vedere di essere un pelino più carente di motore, ecco, quindi Bagnaia ha fatto una prestazione una grande gara e poi invece in Moto2 questa falsa partenza generalizzata, evidentemente qualche problemino al semaforo c'è stato, perché sono partiti simultaneamente troppi in anticipo. Questo sì, però la cosa ancora terribile, una volta una vergogna totale della direzione gara, vergognosa. Allora, è un campionato di altissimo livello gestito in maniera imbarazzante dalla direzione. Ripetiamo perché hanno dovuto aspettare 17 giri per accorgersi che anche Morbidelli... Ne hanno penalizzati subito 5, poi ne hanno penalizzato un altro dopo 3-4 giri, e Morbidelli e Cortese, che erano partiti in maniera evidente a tutti, hanno aspettato fino all'ultimo giro, al penultimo giro. Tanto è vero che era talmente evidente che quando Morbidelli è tornato ai box non è nemmeno andato, cioè lui che non sapeva niente della penalizzazione, non è nemmeno andato al barco chiuso, ma capito, perché lo sapeva anche lui. Che però voglio dire, se Luti e Morbidelli si fossero toccati a 2 giri dalla fine, no, perché poi Morbidelli è stato protagonista assoluto di tutta la gara, ci ha dato l'anima. Fosse capitato in modo di più, ne parleremo per tutto l'anno. Vergogna, purtroppo. Prossima gara 3 aprile, Gran Premio d'Argentina alle Termas de Rionda, 4,8 km, 1076 metri di lunghezza del rettilineo, anche qui c'è un bel dritto, 16 metri di larghezza, 5 curve a sinistra, 9 a destra. Il 2015 vinse Rossi davanti al Dovi e a Crashlow, vi ricorderete il famoso incidente con Marquez a terra, che diede poi il via, la stura a una serie di incomprensioni che sono quelle che la famosa, il panel degli steward dovrebbe dirimere, no? Sarebbe questo. Speriamo in bene. Cosa ti aspetti tu, Inge, poi Giovanni dall'Argentina? L'anno scorso era andato forte Dovizioso, ma i due che l'avevano interpretata meglio erano stati Rossi e Marquez, e quindi probabilmente si ripartirà con questi valori. Lorenzo? Lorenzo quest'anno è in formissima, l'anno scorso non c'era all'inizio della stagione, quindi Lorenzo penso sia impossibile lasciarlo fuori dal podio ormai. È una pista che per certi versi è un po' più adatta alla Yamaha, forse, ecco, per caratteristiche ricorda forse in qualche tratto Misano, e quindi anche se il rettilineo da un chilometro, però non è una pista da grandi capacità motoristiche, ecco, che per cui probabilmente vedremo un piccolo rimescolamento sempre tra quei 3-4 lì. Tu ci vai volentieri, Gio? Vado volentieri, perché è un posto meraviglioso, ricordo la Spagna di 20 anni fa, bellissimo, il clima, l'ambiente è bellissimo. E per quanto riguarda la gara, mi aspetto la prova del 9 per Michelin e software unico, perché lì non hanno dati, non hanno niente, partono subito con le prove naturalmente, quindi poco tempo per sistemare la moto. Secondo me anche questo conterà chi arriverà subito con una buona base. Grazie, e allora a questo punto noi ci vedremo il martedì successivo, dunque 3 aprile è domenica, il 5 di aprile la sera saremo in rete con il nostro Dopo GP. Grazie Giovanni Zamagni. Grazie Nico, ciao a tutti. Preziosissimo come al solito e competentissimo il nostro Inge. Grazie, ciao Giulio, grazie a voi. E grazie a tutti voi che ci avete seguito fino a questo punto, alla prossima, ciao. Una gara straordinaria, uno spettacolo come ci sognavamo, se si parte così chissà dove possiamo arrivare, l'entusiasmo è alle stelle, 3 italiani sul podio, come non capitava dal Giappone 2006, dunque grandissima impresa, nessuno spagnolo vincente, è piaciuto molto a Zamagni, è vero? Sì, ho lottato molto con i miei amici spagnoli in tutti questi anni e finalmente mi sono preso una bella rivincita in Qatar. E Valentino, e le Ducati, già.